Salve a tutti ragazzi, sono io, Legolas790 e vi do il benvenuto a questo nuovo video. Ma per questo nuovo video, un video un po' informativo, non sono da solo perché mi aiuterà in tutto ciò Caldux. Ciao a tutti ragazzi, sono appunto Caldux, sono amministratore del forum e oggi insieme a Steph parleremo delle novità e di cosa è successo al forum. Esatto, allora, prima di parlare del forum, di quello che è successo, una piccola nota su Facebook. Beh, insomma, non tutti hanno accolto in maniera positiva i cambiamenti, ma d'altronde era normale aspettarselo. Come vedete adesso la home e all'interno della home solamente più gli amministratori possono scrivere dei post che rimangono, diciamo, in evidenza. Tutti gli altri invece spariscono, ma non vi preoccupate, diciamo che voi potete continuare ad utilizzare Facebook esattamente come era prima. E in che modo? Beh, sarà sufficiente premere nella home, in alto a destra c'è una funzione, un tasto dove vi è scritto tutti più recente. Premendo su questo tasto, come vedete, potete continuare a visualizzare il forum, cioè Facebook, esattamente come era prima. In questo modo, per chiunque volesse continuare a scrivere e comunicare con gli altri, è possibile fare tutto ciò. Ma adesso non soffermiamoci più di tanto sulla pagina Facebook e iniziamo a parlare del forum. E ci sono stati dei problemi, ossia nel momento in cui abbiamo dato, diciamo, l'ok in modo tale che voi vi poteste scrivere e collegarvi al forum, abbiamo avuto dei problemi inerenti alla banda, insomma c'è stato troppo traffico e il tutto è crashato, perciò tutto ciò che noi avevamo fatto è in buona parte è andato perso, perciò vi dovrete riscrivere, il link è il solito, ossia www.forum.melagodo.com. Adesso il forum è nuovamente online, abbiamo aumentato un po' la banda sperando che possa reggere, diciamo, il più possibile, poi comunque faremo ulteriori investimenti per cercare di continuare a migliorare anche il traffico su questo forum. Ma adesso, visto che alcuni di voi non sono tutti molto pratici dei forum, delle funzionalità di questo, Caldux cercherà di illustrarvi alcune delle funzionalità, dal pannello utenti ad altre applicazioni che possiamo trovare sul forum. Ok, allora ragazzi, allora partiamo dal presupposto che questa appunto come vedete la board, tutti ormai la conoscete, l'avete già vista. Qui in alto troverete questo personaggino, se ci cliccate andrete sul pannello utente e dove potete modificare la firma, avatar, questo sapete fare tutti penso, ma la cosa più importante è più in basso la sezione contatti, dove non è ancora stata aggiunta la sezione Steam che verrà aggiunta a momenti, ma comunque la potete vedere, qui ci sono tutti i vostri contatti, potete inserirli in modo che tutti possano volendo venirvi a trovare. Appunto sul vostro Facebook, su YouTube, eccetera. Quindi è importante, magari tutti la conoscono, adesso lo conoscete. Poi inoltre verranno anche aggiunti, oltre Steam, verrà anche aggiunto l'ID PSN, Gamertag, in modo tale che voi possiate scrivere tutte le vostre informazioni inerenti al vostro profilo. Ma questo sarà in corso d'opera, adesso stiamo continuando a lavorare per sviluppare il tutto. Esatto, continuo io perché ci sono appunto come vi era stato già preannunciato e detto, ci sono tre modalità, la modalità grazie allo switch dove potete selezionare o il colore blu o il rosso o il verde e boh, per avere tre forme di forum. Sì, tutto questo in alto, sempre sotto il vostro profilo, diciamo. Esatto. Un'altra novità, visto che uno dei problemi principali perché era crashato il forum era stata la chat, per l'elevatissimo spam e miliardi di utenti che ci scrivevano, allora grazie ad Arch è stata un attimo progettata una nuova chat che potete aprire così, cliccandoci sopra e poi facendo il login e voi vi inserirete nella chat. Mi raccomando, non cliccate col tasto destro, apri una nuova scheda perché soprattutto per gli utilizzatori di Chrome potreste avere i problemi e non ve la apre. Inoltre, nei giorni, almeno ieri, a me dava problemi perché lo segnalava come un sito malevolo. Se ciò vi dovesse accadere, segnalatelo. Non dovrebbe più accadere, ma potrebbe comunque tornarci utile se risuccede. Poi, allora, come ha detto lui, possiamo ancora vedere le sezioni Xbox e PS3 dove tutti potete segnare i vostri gamer tag o i DPSN. Questa è la vostra scelta e niente, vai avanti un po' Sì, te. inoltre riguardo a queste sezioni vi sono delle sottosezioni che è sufficiente. Ci sono due modi per accedervi: o passare dalla sezione Xbox 360 per poi accedere successivamente alla sezione Incontriamoci sul live,
In questo modo queste sottosezioni sono dedicate agli incontri, ossia in queste sottosezioni potrete organizzare delle partite da fare con i vostri amici, quindi non scrivetelo direttamente nella sezione Xbox 360. Seconda cosa, molto importante riguardo al regolamento, un consiglio, controllateli. Inoltre nel regolamento vi sono le istruzioni per poter proporre i vostri video su YouTube, sono delle descrizioni abbastanza dettagliate, non dovreste avere dei problemi nel seguire tutto ciò. Dopodiché, quindi abbiamo parlato un attimo del regolamento e comunicazioni, insomma, fate attenzione anche al warn, vi consigliamo di leggere tutto perché sono tutte informazioni che saranno utili a voi. Poi vi sono molte funzioni, abbiamo la possibilità di contattare con dei messaggi personali, come vedete in questo momento qualcuno mi ha mandato un messaggio e in alto a destra compare la scritta appunto che è un messaggio privato da leggere. Ci sono davvero molte funzioni da sfruttare su questo forum e magari parliamo un attimo di come aprire i topic. Beh, per esempio entriamo in generale videogames. È sufficiente premere su inizia nuova discussione. E ci troveremo davanti a questo pannello. Per chi non fosse pratico di forum, forse potrebbe risultare abbastanza difficile ambientarsi, ma è abbastanza semplice. In questa zona scriveremo il titolo, mentre in quest'altra area dedicata vi sarà il nostro testo e le nostre domande. Dopodiché vi sono molte funzioni, per esempio se volessimo inserire un'immagine sarà sufficiente cliccare sul seguente pulsante e mettere l'URL. Oppure, se volessimo mettere un video, sarà sufficiente premere sul televisore e a seconda della fonte del video, magari YouTube, selezionare il tasto, premere su YouTube e inserire in un secondo momento appunto il link, per poi concludere tutto con invia nuova discussione. Insomma, molto velocemente, ma anche un qualcosa di abbastanza intuitivo che capirete certamente da soli poi il funzionamento con un po' di pratica. Ancora una cosa, potete vedere queste spunte rosse sulle cartelle. Cosa significa? Significa che ci sono delle nuove discussioni o delle nuove risposte a delle vostre a dei topic. Per rimuoverlo potete o aprire il messaggio o spuntare, cliccare su questa icona rossa così da segnalarli come letti. Sostanzialmente questo è tutto, sono delle informazioni molto veloci sul forum, giusto per farvi un'introduzione in modo tale che non. Dico soltanto ancora una cosa sulla chat, perché sicuramente quando ci scriveranno tutti poi ci saranno dei problemi e non riusciremo magari a gestire completamente tutto. Allora, questa me la godo chat, qui potete vedere lo stile che potete scegliere, il vostro stile che più vi aggrada di visualizzazione. Poi sulla destra vedete tutti gli utenti online, ma una cosa più importante è che se cliccate sul tastino col punto interrogativo potete vedere tutte le varie scorciatoie che vi permettono di creare un canale privato, uscire dalla chat e varie cose che sicuramente vi serviranno, alcune sicuramente vi saranno molto utili poi nel corso del visualizzazione appunto della chat. E per concludere, visto che dopo il crash alcuni di voi potrebbero avere anche dei problemi ad accedere al forum per problemi di cookie che si sono conservati, quindi a seconda del vostro browser dovete andarli a cancellare o se preferite vi sono dei programmi come CCleaner, che metteremo il link in descrizione, che vi permette di cancellare automaticamente i cookie con dei semplici processi da fare. E ciò vi permetterà di poter riaccedere al forum perché ci sono stati dei problemi di gente che non riusciva a effettuare il login proprio perché non aveva rimosso i cookie che risalivano a prima di sabato. E quindi direi che questo è tutto, no? Caldux, non c'è nient'altro da No, dire. ho praticamente detto tutto. Per altri problemi, comunque noi amministratori e anche i moderatori saremmo disponibili tramite messaggi privati o appunto in chat. Sì, quindi questo è tutto, vi rinvitiamo a iscrivervi sul sito www.forum.melagodo.com e questo è tutto, quindi un saluto da Lego e da... Da Caldox. Ciao!